Mallarmé, poeta, è colui che rende pure trasparenti adamantine le parole quotidiane ed abusate da tribù. Io aggiungo che il poeta è pure quello che si fa morto da vivo e vivente nella morte, scomparente da parente a un neonato, a morte a vita, con un gioco di prestigio, di versione. Tengo allora una notizia grande e triste a voluta, che io so viva e mi dirò in frammenti. Dopo il premio Napoli 2013, un altro importante riconoscimento viene conferito ad uno dei più grandi drammaturghi contemporanei. Enzo Moscato ha ricevuto oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il premio Poerio Imbriani, istituito in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, alla memoria della famiglia di patrioti di cui Benedetto Croce testimoniò l'amor di patria, la cultura ed il sacrificio. È importantissimo avere un premio che si ricollega a questi spiriti straordinari che sono stati esuli residenti anche loro. Quindi siamo sulla traccia di questi grandi spiriti napoletani. Non si è mai interrotto questo filo di lavoro sul teatro, del teatro a Napoli. Napoli è veramente la capitale del teatro scritto e rappresentato. Quindi io vorrei che questa capitale morale del teatro veramente mettesse fuori gli artigli e ci fosse veramente questa istituzione dell'Istituto del Dramma Italiano, una scuola buona, una buona scuola, no? Voglio dire, proprio di tipo comunale, non privato, privatistico, che si occupasse di questo lascito straordinario dei nostri avi, ma anche del lavoro che stiamo facendo noi adesso, di quelli che lavorano tutti quanti. Cioè, qui ci sono degli amici straordinari, dei colleghi che io adoro. Insomma, è che so che fanno il mio stesso lavoro senza nessuna presunzione, con molta fede, no, nelle capacità di Napoli. Che ci sono degli spiriti veramente incredibili, cioè, che definire napoletani, direi, no, con tutto l'amore che voglio a Napoli, ma è riduttivo, insomma. Tra l'altro è strano che io per decenni non ho avuto un premio da Napoli, ma me lo sono arrivati due da 24 ore, da non credere, ho detto sarà successo qualcosa, vorrei che fosse successo qualcosa. Il lavoro più recente di Enzo Moscato, Napoli 1943, ispirato all'insurrezione popolare contro i tedeschi in occasione del 70° anniversario delle Quattro Giornate, ha già avuto un grande successo di pubblico e critica ed è un segnale per il teatro a Napoli, che si propone nuove impostazioni a partire dall'istituzione di una scuola pubblica di teatro. I nostri artisti sono la parte nobile della città che dà forza e energia a Napoli e per la ripresa di Napoli. Quindi credo che anche da questa iniziativa di oggi, da questo premio dedicato a questi patrioti, a questi rivoluzionari, a questi straordinari napoletani che hanno costruito pagine di storia importanti per la vita dell'Italia e dell'Europa, viene un richiamo, una sollecitazione a tirare fuori gli artigli e a fare in modo che il riconoscimento del grande capitale culturale che Napoli è per tutto il mondo si trasformi anche in una voglia di riscatto della città.